4C Rosso Competizione. È venuto da Scara. Una persona diversamente giovane, 70 anni, venuta da Trieste, mi ha detto: fai tu quello che vuoi. La macchina deve andare forte, deve essere bella. Mi sono dovuto inventare qualcosa. Questa è arrivata con le calotte dei fari in plastica, senza le prese d'aria del paraurti, senza delle calotte in carbonio, o meglio, c'erano delle calotte in finto carbonio che non si potevano proprio guardare, senza l'alettone in carbonio, con il tunnel originale. Allora abbiamo pensato: prima di tutto lavoriamo sull'estetica. Abbiamo subito montato le nostre calotte in carbonio, le prese d'aria in carbonio sul paraurti, le calotte in carbonio e l'alettone posteriore in carbonio uguale all'originale. E come interni abbiamo lavorato sul tunnel che rende la macchina molto più bella dal punto di vista visivo al centro dell'abitacolo. Il proprietario lamentava nella guida il solito serpeggiamento destra-sinistra che è veramente fastidioso nella macchina, quindi abbiamo lavorato sul nostro kit angoli, poi ci ha chiesto: cambiaci quei cerchi che non si possono guardare. Abbiamo messo i nostri forgiati 17 davanti, 18 dietro, gomme maggiorate 2,15 davanti e 2,65 dietro, con Yokohama 0,52, per me il top per le semi slicks uso stradale, fantastiche. Sull'auto era il momento di sostituire anche l'impianto frenante, perché le pastiglie cominciavano a essere ormai alla fine, i dischi tutti segnati con quel solito andamento circolare che classicamente si forma sui dischi delle 4C, per cui abbiamo montato un nostro impianto frenante maggiorato da 3,20x28 davanti, con delle pastiglie più performanti delle originali, e dietro sempre dischi con la campana in Ergal da 2,92x22 come gli originali di dimensione, ma sempre con delle pastiglie più performanti. Adesso frena! Adesso è veramente fantastica, anche nella frenata la macchina senti che ha molto più grip. In queste gomme, non entrando neanche l'ABS, hai un effetto della potenza frenante veramente eccezionale. Siete tutti curiosi di sapere che preparazione motore abbiamo fatto, vero? Abbiamo fatto la nostra classica preparazione da 320 cavalli e 450-460 Nm di coppia. Questa macchina arrivava fortunatamente con una benzina da 108 anni, quindi di ottima qualità, e siamo riusciti a fare le prestazioni che comunemente facciamo attraverso le modifiche del nostro downpipe col catalizzatore 200 celle, il nostro finale in titanio, un intercooler maggiorato con la culatta superiore in carbonio, l'inferiore ricavata dal pieno in CNC, kit tubazioni intercooler maggiorate, pulegge in Ergal di alternatore e motore per togliere peso alle masse rotanti e quindi avere il motore che sale più rapidamente di giri, e tutto questo unito ad una buona mappa cambio e una buona mappa motore fanno quello che è il must per la nostra preparazione, che ormai quasi tutti ci chiamano per questo tipo di preparazione, perché davvero è definitiva. Turbo originale, la macchina in basso è esplosiva, spinge fino a 7000, meravigliosa. Le ultime cose che a mio avviso sono un must in questa macchina sono: batteria, che originale pesa 16 kg, è una cosa scandalosa. Abbiamo messo la nostra che pesa meno di 2 kg al litio, quindi immaginate, togliete 14 kg sopra alla macchina. La macchina diventa molto più agile e soprattutto nei cambi di direzione è sicuramente più utilizzabile, anche se obiettivamente non è che 14 kg le sentirete, però tecnicamente avere molto meno peso nella parte superiore dell'auto sicuramente migliora la guida. E in più il volante con i paddle ricavati dal pieno, se volete guidare davvero quello serve per forza, perché così riuscite a impugnarlo bene e riuscite a guidare davvero la macchina, non come con l'originale dove comunque non riuscite mai ad impugnarla bene, e se la macchina vi comincia un po' a scodare fate sempre un po' fatica a governarla perché non vi dà il feeling dell'impugnatura di questo tipo di volante. Dimenticavo di darvi un particolare che per me è un tocco di qualità pazzesco: i dadi ruota in titanio, che insieme al cerchio forgiato vanno a creare il massimo che potete avere sulla leggerezza delle masse rotanti. Adesso non ci rimane che andare a provarla. Prendiamo proprio questa strada dove ci sono tanti avvallamenti longitudinali e capiamo quanto è stato produttivo il nostro kit angoli.
Come vedete non devo assolutamente muovere lo sterzo, la macchina rimane bella stabile senza dover diventare matti a serpeggiare sempre destra e sinistra come di solito si fa con il kit originale. Pazzesca! Spettacolo! Così deve andare una 4C, così! Che dire ragazzi, io sarò sempre ripetitivo, dirò sempre le stesse cose, però la 4C dà una soddisfazione guidarla che è incredibile. Se poi la si modifica in questo modo è invincibile, perlomeno il cuore è tutto Alfa Romeo.